La vita è stata vista. Nonostante queste intuizioni, Daniela era certa che la vita è soprattutto dolore. Commento. Il brano che segue è della guida conosciuta come Fratello A, che si manifesta attraverso il cerchio NAF, a cura di Mauro Di Marco. Questo cenacolo è di recente costituzione, manca di fenomeni fisici e non ha ancora pubblicato libri. L'insegnamento è erogato attraverso un giovane strumento e tende a specializzarsi sulla natura stessa dell'assoluto. Fratello A. Purtroppo per troppo tempo la vita è stata vista come dolore. E questo perché esiste una relazione vera, ma non unica, tra potenziale evolutivo e concetto di dolore. È reale infatti che il maggior potenziale evolutivo viene a sussistere attraverso il dolore. La gioia e la felicità inebriano l'anima, le permettono di vedere ogni fatto come a sé stante. E sono per questo sensazioni che toccano l'essere solamente sulla sua superficie. Si può difatti vivere nel ricordo di una gioia passata e quindi non più attuale nella coscienza. Anche il ricordo più dolce porta in sé un seme di dolore, inteso in senso lato, che è quel dolore della non attualità, del fatto che quell'esperienza non sia più presente nella vostra coscienza. Questo sentimento viene da voi chiamato rimpianto, ma quell'esperienza c'è stata e non si può dire che l'esperienza gioiosa sia venuta a essere come causa del rimpianto che voi avrete in un momento successivo. Altrimenti torneremmo a dire che ogni esperienza karmica è solo esperienza di dolore. Quell'esperienza c'è stata ed è funzionale all'evoluzione che ciascuno di voi in quel momento stava esperendo. E qui ritorniamo al concetto dell'attenzione. Vivere la vita proiettando se stessi nel rimpianto, nell'attesa, non è funzionale a niente. La presenza mentale, e in questo mi riallaccio ai discorsi che avete fatto durante questa bella serata passata tutti insieme, a discutere un valido insegnamento, deve essere posta sulla vita quotidiana, su ciò che in ogni momento la coscienza esperisce, su ciò che in ogni momento il vostro sentire prepara all'interno della coscienza. Solamente in questo modo ciascuno di voi potrà trarre da ogni esperienza il massimo potenziale evolutivo, defenestrando così da questo compito la funzione del dolore, che svolge il massimo potere evolutivo, proprio perché richiama con forza, con veemenza, ciascuno di voi ha un'attenzione su ciò che sta accadendo. Quando provate un male, un dolore, una sofferenza interiore, un'insoddisfazione, quanto siete presenti a voi stessi? Quando invece lasciate che la vostra anima rimescoli nella passività di una vita vissuta senza presenza mentale, quando lasciate le vostre sensazioni a loro stesse, senza porre attenzione a ciò che queste sensazioni dovrebbero insegnarvi, allora il dolore si impernia nella vostra vita per riportarvi a una consapevolezza di ciò che la vita significa, coscienza e presenza mentale. Anche questa nostra discussione questa sera, che unisce questi cari amici in un unico ambiente, necessita attenzione, presenza, ed è un'esperienza che verrà recepita da ciascuno di voi in modo positivo, gioioso, con un ricordo. Ma io vi dico, qualcuno di voi da qualche tempo fa queste esperienze, ma non ne ha tratto alcun frutto. Qualcuno di voi questa sera ascolta per la prima volta il nostro messaggio e ne trarrà frutto grandissimo. Cosa vi fa pensare questo? Che non è la quantità delle esperienze vissute, ma la qualità, l'intensità con cui le esperienze sono vissute a essere discriminanti a livello evolutivo. Allora, non è importante tanto vivere la vita quanto vivere il presente
con attenzione. Non è importante passare attraverso mille esperienze, quanto è importante passare attraverso ciascuna esperienza rimanendo presenti a voi stessi e a ciò che il vostro sentire si determina a far comprendere in quel momento. Taluni di voi ritengono che viaggiare per il mondo, conoscere luoghi e culture differenti, studiare, avere una o più lauree, possa crescere la coscienza e quindi apportare bagaglio evolutivo. Io vi dico che è molto più proficuo il quotidiano, essendo presenti a voi stessi, piuttosto che fare tutte le cose sopracitate, solamente per la supposizione che il farle possa portare bagaglio evolutivo. Evolve di più, come dicevo una volta. Chi fa vita di clausura in modo intenso e presente, di chi vive una vita mondana solamente come maschera dell'io. Allora io vi invito a guardare voi stessi prima ancora che guardare gli altri, a giudicare voi stessi e a non giudicare gli altri, perché degli umili è il regno dei cieli, a pensare a ciò che per voi è utile. Ancor prima di donare cose che non vi appartengono, perché di colui che si conosce è il regno dei cieli. Io vi invito a provare i sentimenti con la stessa intensità con cui difendete i vostri bisogni e ad ascoltare i vostri pensieri con la stessa forza con cui ascoltate per criticare i pensieri degli altri, perché di chi è presente a se stesso è il regno dei cieli. Coloro che danno ma non hanno, troveranno sempre sulla loro strada un campo incolto e privo di frutti. Coloro che danno e hanno, troveranno sulla loro strada sempre qualcosa che li appagherà. Coloro che donano agli altri ciò che non è utile alla loro evoluzione, troveranno sulla loro strada altrettanti fratelli pronti a donargli ciò che è utile a loro medesimi. Perciò imparate a riconoscere i vostri bisogni, a essere uomini ancor prima che missionari, perché non tutti sono su questa terra per vivere una missione di donazione totale. Imparate a vivere le vostre vite presenti e consapevoli a voi stessi, perché se sapete nutrire il vostro spirito, allora il vostro spirito sarà in grado di dare agli altri ciò che è necessario. Se invece toglierete a voi stessi pensando di poter dare agli altri, perché il vostro ego, la vostra superbia, vi farà ragionare in modo tale da pensare che nulla vi abbisogni più su questa terra, sappiate che non solo nuocerete agli altri, ma nuocerete anche a voi stessi. Vi faccio questo discorso questa sera, affinché voi capiate che non è banale dire che ciascuno di voi deve vivere intensamente la propria esistenza, i propri limiti, le proprie limitazioni, il proprio sentire, e che ciascuno di voi ha il dovere ferreo di essere un uomo migliore di ciò che era il giorno prima e di donare agli altri ogni giorno ciò che gli si appalesa, mediante un'osservazione interiore, come utile, come buono, come positivo. Il vostro dovere su questo mondo fisico non è quello di adeguarvi passivamente. Non è quello di restare supini alla vita. Il vostro dovere è di affrontare la vita e le limitazioni che vi pone, riconoscendo in quelle limitazioni le vostre limitazioni, perché voi potete tutto ciò che è, potete tutto ciò che è permesso in cielo. In altre parole, potete essere ciò che volete, ma prima di poter fare questo, dovete imparare a conoscere ciò che veramente siete.